Presidente, gentile segretaria di Stato, gentile commissario, gli ambiziosi obiettivi fissati nel summit di Porto sono un passo importante nello sviluppo di un'Europa finalmente sociale, ma rischiano di rimanere enunciazioni di principio se non cambiamo le fondamenta dell'Unione. Il meccanismo del semestre europeo va rivisto perché non tiene conto del tessuto sociale di un paese. La recente bocciatura da parte della Commissione europea sul blocco dei licenziamenti deciso dal governo italiano vuol dire negare l'evidenza di una pandemia e di non conoscere le realtà nazionali. Questa incomprensibile valutazione contraddice tutto quello che stiamo discutendo con la Commissione europea da più di un anno sulle misure europee da prendere a sostegno dell'occupazione dei soggetti più fragili del mercato del lavoro. Il semestre europeo dunque deve prevedere veri obiettivi sociali e ambientali al paro di quelli economici e il patto di stabilità va sciolto da vincoli di bilancio superati oramai dalla storia, altrimenti i benefici del Next Generation EU saranno annullati non appena sarà disattivata la clausola di salvaguardia, riconsegnandoci così un'Europa dell'austerità che i cittadini europei non sono più disponibili ad accettare. Grazie. Thank you.